Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Se vi ricordate bene, circa un mese fa avevo inaugurato qui sul canale una nuova rubrica a tema fumettistico. In particolar modo mi soffermavo sul fumetto di Stefano Vietti e Luca Enoch della Bonelli di genere fantasy, Drago Nero, che è probabilmente la serie a fumetti che più seguo dopo Dylan Dog. Quindi ho deciso di dedicare una rubrica di recensioni sui vari mensili di questa serie. Sì, potrei farla anche su Dylan Dog, ma capirete che per una serie iniziata nell'86 è un po' difficile da dove iniziare e in che modo analizzarla. Quindi per il momento ho deciso di iniziare con Drago Nero, ma ho promesso che su Dylan Dog farò comunque degli speciali. Se vi siete persi quella recensione sul numero 64 di Drago Nero, dove dicevo anche, nel caso ci fosse stato qualcuno che non avesse mai letto un numero di Drago Nero, dicevo più o meno, se fosse stato interessato, da dove iniziare, diciamo, come esordire nella lettura di questo fumetto. Purtroppo nei giorni successivi non ho avuto tempo di recensire anche gli altri numeri che erano usciti. Ho deciso di approfittarne ora che ho un po' di tempo e nel giro di questo mese penso che recupererò tutti gli arretrati. Quindi bando alle ciance e passiamo col numero 65, scritto dallo stesso Stefano Vietti, che è Il Senza Cuore. Questo numero è solo il primo capitolo di una storia divisa in due parti perché proseguirà anche nel numero 66 e a me piace quando i vari numeri non sono autoconclusivi, sia chiaro, c'è stata anche la saga delle Regine Nere, ma appunto quella è una saga. Raramente ci sono casi in cui appunto una storia sconfina al di là del tradizionale formato Bonelli. Questa cosa mi piace perché permette alla storia di svilupparsi in modo più affluente, e solitamente se la seconda parte non ha abbastanza, diciamo, pagine per poter concludere un numero intero, solitamente in fondo vengono aggiunti dei racconti biografici che approfondiscono le vicende di alcuni personaggi. È così che hanno fatto col numero 66, è così che hanno fatto col numero 66, ma ne parleremo nella prossima recensione. Prima di iniziare la recensione vi faccio vedere qui la copertina di questo numero. Qui potete vedere Ian che sta per affrontare dei ghoul. I ghoul solitamente sono una razza di questo universo che non è molto socievole, diciamo, è solitamente rappresentata come nemica perché è formata da queste tribù nomadi di predoni e che sono dedite solitamente ai saccheggi, quindi raramente sono diciamo, possono essere amici di Ian, tranne un'eccezione che, se non sbaglio, è il compagno di uno degli scout imperiali della donnona che mena come un fabbro, che appunto dovrebbe essere o mezzo ghoul o ghoul intero, e quella di fatto è un'eccezione. Per il resto, solitamente non sono proprio dei tipi simpatici. Che tra l'altro, non so voi, ma il loro design mi ha sempre ricordato una specie di mix tra i Celti, specie i Britanni, e i Pelle Rossa. E di fatto, volendo, potrebbero essere quelle le fonti di ispirazioni, perché simbolicamente, diciamo, sono popoli selvaggi, metto fra virgolette perché mi piace utilizzare questo termine, che solitamente hanno lottato contro grandi imperi, Pelle Rossa contro gli americani, comunque i coloni europei, e mentre i britanni contro gli invasori romani. Quindi non so se l'ispirazione è quella, ma ci ho sempre visto così. Poi sapete, a me piace la storia, quindi a volte magari ci vedo io cose che non erano volute, ma già avevo voglia di dire sta cosa. L'incipit di questa storia è veramente forte, perché io personalmente non me la sarei aspettata, e fa pensare, perché vediamo questo orco anziano che entra in questo sembra un monastero, comunque uno studio, e si mette a scrivere degli annali, si mette a raccontare delle storie, e capiamo chiaramente da come parla, ma non viene neanche nascosto, che è Gmor vecchio. E dici, cavolo, cioè ci viene svelato come sarà lui nel futuro, vecchio, e lui era già stato monaco, se non sbaglio, in passato, e qui sembra sì un maestro, un custode delle arti in qualche modo, uno storico sembrerebbe, perché appunto inizia, guardatelo qui, cioè è lui vecchio, prende un libro e inizia a scrivere delle cronache dopo la guerra con le Regine Nere. Tra l'altro bellissimo perché è il primo fantasy in cui vedo scrivere in italiano, perché di solito noi abbiamo in mente, che ne so, Il Signore degli Anelli o Il Trono di Spade, dove vediamo che in questi mondi fantasiosi scrivono in inglese. Questo è il primo in cui scrivono in italiano, ma vabbè,
che cazzata a parte, e vediamo anche questa scena dove lui osserva questa, dove osserva la sua scure. Rotta tra l'altro e vecchia, usurata sul muro, tra l'altro con una brutta rottura nel mezzo, non so se si vede, che potrebbe far pensare perché, ok, noi vediamo Gmor che osserva triste questa scure e verrebbe a chiedersi: sì, ma gli altri? Cioè, nel senso, è lì da solo perché si è ritirato o perché sono successe cose brutte? Oh. Non è, secondo me sta scena parla più di quello, diciamo, parla più di quello che dice, cioè che dice formalmente. Ha poi questa giovane apprendista che è un'elfa e che ricorda, almeno secondo me, un po' Sera, anche se gli elfi comunque come tratti sono molto simili, ma non penso, diciamo, sia un caso. Comunque, lui inizia a scrivere queste cronache di cosa è successo dopo la guerra, appunto, come già si era potuto intuire dallo scorso numero. Non è che l'Erondar se la passi bene perché ha ancora le ferite della guerra, anzi, se possibile, la situazione è forse più tragica perché adesso abbiamo proprio un impero, una nazione distrutta che deve in qualche modo ricucirsi le ferite perché le città sono distrutte, e i vari regni che componevano l'impero sono in subbuglio, ci sono alcune piccole guerre e per esempio in situazioni del genere le prepotenze tornano a riemergere, ci sono ad esempio signori feudali che esercitano il loro potere sulla povera gente. Poi non solo, per esempio, visto che un sacco di Lurezindi sono morti durante la guerra e molte reliquie sono andate perdute, tornano anche certi poteri malefici, specie da parte degli abomini, dagli abomini, ovvero i demoni dell'altro mondo. O se no tornano in uso alcuni riti legati alla necromanzia, diciamo che proprio non è un bel periodo per l'Erondar. E come già avevo detto nello scorso numero, avevo trovato un po' esagerato che, nonostante tutto quello che fosse successo con la guerra contro le Regine Nere, ora ci fossero tutti questi dissidi, cioè ognuno pensi per sé. Come ho detto, è realistico, perché è un tocco tipico della Bonelli che ci mette il realismo anche in storie che di solito si ispirano a dei miti che sono di solito non sono distaccati molto da alcuni concetti terra-terra come il realismo. Beh, mi sembrava un po' esagerato, qui perlomeno è contestualizzato e diciamo è anche approfondito, quindi perlomeno ok, passiamo sul fatto che forse hanno corso un po' troppo, però ok, adesso almeno abbiamo un'idea abbastanza concreta di questo universo. Come hanno detto anche tra l'altro, l'unica cosa su cui i vari regni dell'Erondar si trovano uniti è ricostruire il vallo per tenerli argenti al di fuori, diciamo, delle terre civilizzate. Non proprio tutto è perduto. Dopo questa introduzione, Gmor ci riproietta verso Solian, o Solian, non ho mai capito come si pronunci, ovvero la città-stato dove vivono lui, Ian e Sera. E cosa succede? Qui possiamo già vedere come, ricollegandoci a un altro punto che avevo affrontato nello scorso numero, come Sera stia cercando di reagire alla perdita della sua gamba, ovvero regalando una corazza nuova, un vestiario nuovo d'avventura a Ian, più agile, più comodo per le missioni, insomma. E anche lei ha cambiato, diciamo, armatura e simbolicamente questa cosa qui, come ben dicono, e serve in qualche modo per far capire a Ian di provare a starla dietro in qualche modo, comunque perché lei è cambiata per via della sua nuova ferita e che quindi se anche lui può accettare in qualche modo di cambiare se stesso. È una cosa simbolica, carina, ed è bello che inizino a approfondire meglio la psiche di Sera. Come ho già detto, la cosa che secondo me era andata un po' troppo di fretta è che nel giro di un numero dopo la guerra contro le Regine Nere, lei avesse già quella gamba fatta di legno, regalatagli da quello spirito della foresta. Mi sembrava un po' troppo veloce. Bello che qui inizino ad affrontare, diciamo, il suo stato psicologico un po' più a fondo. E questa cosa qui è stata carina. Carina anche il fatto che lei non regali niente a Gmor, ma non perché, diciamo, gli stia antipatico, ma al contrario perché Ian dice tu sei la sua roccia che la lega al passato in qualche modo, quindi lei non vuole che tu cambi, tu sei quello che in qualche modo la ancora ai vecchi ricordi di un tempo. Cosa carina, infatti. Cosa succede quindi? Che
Il sindaco di Solian, o Solian, che tra l'altro inizialmente avevo scambiato per Mirva con la coda, con i capelli tenuti a coda, dice che vicino alla città si è accampata una compagnia di ventura, perché in questo scenario gli eserciti sono decimati e quindi si sono venute a ricostituire delle compagnie di ventura, che quindi causano spesso problemi, saccheggiano i villaggi, per delle scaramucce iniziano ad ammazzare gente, quindi non è una situazione sicura. Quindi gli chiede se possono far qualcosa. Loro vanno e già da subito questi si dimostrano un po' degli attaccabrega. Tra l'altro, uno dei vari mercenari ha l'aspetto di un elfo, anzi credo sia proprio un elfo, e in particolar modo mi ha ricordato gli elfi neri. Adesso non so se sono io che è fantastico troppo, magari potrebbe essere il fatto che gli elfi neri che sono sopravvissuti alla battaglia finale, in qualche modo abbiano dovuto nascondersi nelle ronde re di fatto per non essere perseguitati, magari loro che sapevano combattere, magari questo qui è entrato, molti di loro come questo qui sono entrati nelle varie compagnie di vetture. Sono io che ho visto questa cosa qui. Comunque, chiedono dove è il capitano. Dopo una piccola scaramuccia vengono mandati lì, in questa locanda, e qui avviene una tipica reunion, ovvero Ian scopre che il capo dei mercenari in realtà è un suo vecchio compagno d'arme mentre militava nella compagnia dei Senz'anima. Vi ricordate, spesso viene nominata lungo la serie, ed è la compagnia in cui praticamente Ian ha iniziato la sua carriera militare, questa compagnia mercenaria, sulla quale è stata anche fatta. Sono stati fatti due graphic novel. Il primo appunto è Senz'anima, il secondo è Fame, che è uscito anche da poco. Io purtroppo quelli ancora non li ho letti, ma il personaggio dovrebbe comparire in entrambe le storie, ed è il Carogna, che con un nome così sembra più un personaggio di romanzo criminale, però ci sta di fatto, è il nome che è tipico e potrebbe avere un bandito, un criminale o appunto un mercenario in questo caso. E facciamo la conoscenza anche di un altro personaggio che appare subito molto interessante, ovvero quello del mago militare, ovvero questo Luresindo, che lavora appunto in questa compagnia di Ventura. Su di esso non si sa nulla, beh, neanche lo stesso Carogna dice di non sapere nulla su di lui e di non conoscere neanche il nome, e verrà tutto approfondito nei numeri successivi. Certamente si poteva già intuire che in realtà questo mago era una ragazza sotto, cioè si poteva capire, certo, poteva essere anche un ragazzo dai lineamenti androgeni, ma poi si dirà chiaramente che era una ragazza, e questa cosa non l'ho capita, cioè non so se perché magari nella casta dei Luresindi c'è un certo maschilismo, può essere, perché comunque questo qui sì è un mondo medievale, ma vediamo che molte donne sono tranquillamente emancipate, basti pensare che Mirva è a capo dei tecnocrati. Quindi non so se magari i Luresindi sono un'eccezione, perché sì, effettivamente ora che ci penso, li ho quasi sempre visti solo, ho visto solo Luresindi maschi, magari è perché c'è in quel settore magari c'è una certa discriminazione. Quindi lei occulta la sua femminilità facendosi passare per ragazzo. Ci sta questa cosa, magari verrà approfondita più avanti, o magari è già stata approfondita, ma anche a me mancano dei numeri, quindi questa cosa qui non la so propriamente bene. Ma perché questa compagnia di Ventura si trova in questa zona? Ci viene detto che sta dando la caccia a un gruppo di ghoul che stanno saccheggiando in quella zona. E il mago militare capta uno strano legame tra Ian e questo è il capo dei ghoul in questione. Ovvero che Ian ha avuto, diciamo, un trascorso con questo ghoul, e quando gli rivela chi è questo ghoul, Ian rimane spiazzato, perché si tratta di un suo vecchio nemico che lui, anzi non lui, ma che comunque un suo vecchio nemico che era stato ucciso. Era Ruga, dei numeri 18 e 19, che io purtroppo non ho letto, però vabbè, la storia si comprende abbastanza bene, anche perché viene fatto un flashback, e lui non capisce come sia possibile questa cosa qui, e il mago militare gli spiega che con lui c'è un potente sciamano che lo ha in qualche modo resuscitato. Questa cosa qui è tipica, diciamo, comunque delle serie di fumetti che a volte tornino nemici che c'erano già visti in precedenza. So che magari la cosa della resurrezione suoni un po' forzata, però ci sta, perché comunque, come ho già detto, con il crollo, diciamo, del monopolio sulla magia dei Luresindi, un sacco di poteri oscuri si sono diffusi
in tutto l'Eronar. Quindi ci sta che comunque attraverso qualche rito oscuro questo sciamano sia riuscito a resuscitare Ruga, che comunque è riuscito sia a resuscitarlo, però ha una scadenza. Lui comunque man mano si indebolisce, quindi deve riuscire a raggiungere questo, viene detto, questo pozzo dove dentro ci sono questi miasmi degli abomini, dal quale potrebbe in qualche modo trovare una nuova vita. Quindi ci sta che questa soluzione non sia senza scadenza, c'è un tempo entro il quale lui tornerebbe ad essere un cadavere. E tra l'altro Ruga era un personaggio particolare da quello che ho letto, perché colpì molto e qui viene ribadito perché lui, uno, era un capo molto sanguinario, ma che aveva un piano sotto, ovvero quello di diventare il capo di tutte le tribù ghoul, ovvero radunare tutte le varie tribù che sono, diciamo, sparpagliate in tutta l'Erondar e riunirle sotto un'unica grande tribù, quindi riunire tutto il popolo ghoul, il che porterebbe più che altro a un'orda, perché appunto i ghoul vivono di razzie. Diciamo, una tribù così grande rappresenterebbe più un'orda che saccheggerebbe intere regioni e città dell'impero. Quindi, se comandata soprattutto da quel personaggio, diventerebbe davvero una minaccia per l'Erondar. Ian, seppur scettico, vuole togliersi ogni dubbio e quindi si unisce insieme ai suoi amici a questa compagnia di ventura per dare la caccia a questa banda di ghoul. E tra battaglie, imboscate e agguati, a un certo punto la compagnia si dividerà in due per cercare di accerchiare la banda in questione, ma il gruppo in cui si trova Ian e anche il mago militare viene travolta da una valanga e lì il numero finisce, quindi finisce anche con un bel cliffhanger, cioè, finisce con Ian che sappiamo che non morirà, però ti fa rimanere un po' col fiato sospeso perché vedi che questo nemico che è tornato in vita, che doveva essere morto, potrebbe essere riuscito a ottenere la sua vendetta su un uomo che aveva in qualche modo causato la sua morte. Non era stato proprio lui, però era stato un suo nemico mortale, quindi potrebbe aver quasi ottenuto in un certo modo la sua rivincita, nonostante non si sappia niente, però il numero finisce così. Con Ian che potrebbe essere morto e ci sta quindi come soluzione finale per concludere la prima parte di questa storia a due numeri. Passando ora ai disegni, allora i disegni di questo numero mi sono piaciuti perché, come viene detto nella prefazione iniziale, siccome questa storia passa a tre momenti diversi, sono stati scelti tre autori per poterli disegnare. Infatti ci sono tre stili abbastanza diverse, almeno mi è parso di identificarne tre. Uno è sicuro perché è molto diverso e utilizzato in una situazione particolare che ho messo nella storia proprio per poterne parlare ora. Allora, i disegnatori di questo numero sono Fabio Babic o Babic, non so se si pronuncia la slava o la germanica, Luca Bonessi e Luca Malisan. Allora, mi viene spontaneo pensare, allora, i tre stili penso che siano, allora, quello dell'introduzione, che diciamo è per identificare un momento storico diverso, soprattutto perché poi il racconto prosegue in medias res. Qui potete vedere alcune scene dopo, po diciamo, post-guerra. Poi c'è la storia vera e propria, che riprende qui, possiamo vedere la scena in cui loro stanno andando alla locanda dove c'è appunto il Carogna. E poi quella più particolare è questa scena che è disegnata con queste sfumature molto, molto suggestive. Perché? Perché succede in questo momento, se vi ricordate, che c'è questo presidio tra le montagne che però era già stato saccheggiato dai ghoul e tutti i soldati presenti erano stati uccisi e lo sciamano ghoul aveva fatto un incantesimo che aveva resuscitato i morti dei soldati. E quando sono insorti è venuta fuori anche questa nebbia che ha praticamente creato una specie di atmosfera, un limbo in cui non si poteva sentire nulla e a malapena si vedeva attraverso la nebbia. E quindi ci sta questo stile molto bello ed è interessante questa cosa qui, perché proprio rievoca l'idea di limbo, proprio perché cambia completamente stile, distaccando in qualche modo dalla realtà,
con cui si che era identificata dall'altro stile. Poi non so se è lo stesso che rifà questo, che ha fatto invece questi disegni, che praticamente è il momento in cui Ian entra in contatto con Ruga. Ed è bello perché i colori vengono invertiti, ovvero perché i contorni vengono fatti col bianco, mentre gli sfondi e le superfici con il nero. Ci sta per appunto ricreare l'idea del fatto che lui se lo stia in qualche modo vedendo attraverso gli occhi diciamo, degli occhi sovrannaturali, proprio per via di questo legame che c'è tra di loro. Non so se sono dello stesso autore, purtroppo non ho un occhio così buono. Ho ipotizzato. Allora, penso che quello sfumato della nebbia sia Bonessi, perché raramente l'ho visto, e Bonessi mi pare che sia il suo primo lavoro controllato che fa con Dragonero. Mentre penso che quello transolito della narrazione sia quello di Babic, perché avevo già visto, ho recuperato un suo vecchio numero, L'arte della guerra, che è uno della saga delle Regine Nere, e me lo ricordava in qualche modo. Quindi penso invece che quello iniziale sia quello di Malizan, che anche lui ha lavorato già con Dragonero un bel po' di volte. Però peccato che non ho nessun numero. In realtà un paio ne avrei, ma li ho prestati a un amico, quindi non posso controllare, diciamo, lo stile di disegno. Quindi ipotizzo sia così. Magari mi commenteranno sotto: no, guarda, pirla, non ne hai azzeccato uno, quindi potrebbe anche essere così. Allora, per concludere, c'è da dire che in questo numero sono stati approfonditi meglio quei punti che secondo me erano stati trattati in maniera non tanto superficiale, ma di fretta nello scorso numero del 64, ovvero la situazione dell'Erondar, che ci viene ben chiarita sia nell'incipit sia lungo le vicende di questo numero, ma anche lo stato psicologico e sentimentale, diciamo, in cui si trova ora sera. L'avevo detto, secondo me era andato un po' troppo in fretta, dovevano giocarsela meglio, però ormai è così, e diciamo, è buono il modo con cui hanno voluto affrontarlo in questo numero. Quindi in qualche modo hanno saputo rimediare a quelle pecche che comunque avevo trovato nello scorso numero. Non mi avevano dato fastidio, ne erano peccati mortali, però un pochettino li avevo trovati difettosi, ma tranquillamente passabili. Dunque, questo era il mio parere sul numero 65 di Dragonero, Il Senza Cuore. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo numero, se l'avete letto, se magari con questa recensione vi ho un po' incuriosito perché magari non eravate dei lettori di questa serie. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo numero, fatemelo sapere in un commento qui sotto, così ne possa nascere una piacevole discussione. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete e se volete condividete pure questo video, ma se volete seguirmi più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!